8:27, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000, edizione flash del telegiornale. Vediamo le principali notizie. Trema il centro Italia questa mattina tra le 7 e le 7 e mezza. 10 scosse di terremoto hanno fatto tremare Marche, Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna. La prima di magnitudo 5.7 è stata avvertita anche a Roma e a Venezia. Per ora non si registrano né vittime né feriti. Stati Uniti. Elezioni di mid-term, spoglio in corso, repubblicani in vantaggio di una manciata di seggi, potrebbero conquistare il Congresso con la maggioranza alla Camera, Senato ancora in bilico. Migranti, dopo che l'Italia ha negato l'attracco, la Ocean Viking se ne va in Francia, atteso lo sbarco a Marsiglia. Comportamento inaccettabile, dicono fonti francesi, in riferimento alla condotta del governo italiano sulla questione migranti. Sono scese tutte a terra in Italia le persone a bordo di 3 navi ONG che da giorni aspettavano di sbarcare. Si tratta di circa 1000 migranti tra uomini, donne e bambini. L'immigrazione è un problema europeo, dice la Premier Meloni. I cittadini hanno scelto la nostra visione, il governo non tradirà la parola data. L'Unione Europea versa all'Italia la seconda rata del PNRR, sul tavolo 21 miliardi di euro, 12 invece in quelli ancora non utilizzati della prima rata. Oggi a Bruxelles la Commissione presenta l'ipotesi di riforma del patto di stabilità. Cessione del credito, Poste Italiane chiude alle nuove richieste in attesa di chiarimenti del governo. Le pratiche di superbonus e bonus edilizi già avviate garantiscono saranno completate. La guerra in Ucraina, gli Stati Uniti ribadiscono di tenere aperte le linee di comunicazione con Mosca per scongiurare una catastrofe nucleare, parole del sottosegretario per la sicurezza nazionale. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta sulla morte del ragazzo travolto da un autobus ieri a Milano mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola, indagato per omicidio stradale il conducente del mezzo. Ed è in corso una vasta operazione della Direzione Investigativa Antimafia contro l'Andrangheta, 26 le persone accusate di fare parte di un'associazione a delinquere che operava nella capitale con le mani in diversi settori economici. 6 persone sono rimaste uccise e altre 5 ferite in un terremoto di magnitudo 5.9 che ha scosso il Nepal. Il sisma si è sentito in tutto il nord del paese. Diverse abitazioni sono state danneggiate. Un giovane palestinese è rimasto ucciso, 3 sono stati feriti e decine di altri sono stati intossicati da gas lacrimogeni la scorsa notte in Cisgiordania durante gli scontri con l'esercito israeliano. Archeologia e cultura, trovate a San Casciano in Toscana 24 statue romane. È la scoperta più importante dopo i bronzi di Riace, sono emerse dall'acqua insieme a 5.000 monete d'oro. E come ogni mercoledì vi ricordo l'appuntamento con Papa Francesco alle 9 in diretta su TV 2000 all'udienza generale in Piazza San Pietro. Chiudiamo poi con il calcio, con gli anticipi della Serie A, 10ª vittoria consecutiva per il Napoli che ieri allo stadio Maradona ha battuto l'Empoli per 2-0. Oggi gli altri 5 match, l'Inter incontrerà il Bologna e la Roma giocherà in casa del Sassuolo. 8:31, per il momento l'informazione finisce qui, io vi aspetto con tutti gli aggiornamenti alle 12. Arrivederci.